le istituzioni tutte devono essere chiare e non equivoche nei confronti del tema delle mafie. Quindi per chi amministra è cacciare la camorra fuori i palazzi della politica, cosa che io ho fatto facendo il sindaco di Napoli, che è un tema fondamentale perché tu togli l'ossigeno alle mafie. Quindi essere un riferimento anche per i cittadini da questo punto di vista. Poi aumentare gli spazi di aggregazione, perché per sconfiggere la camorra ci vuole una grande rivoluzione culturale. Quindi potenziare le scuole, i luoghi di cultura, i luoghi di intrattenimento, sportivi, ma anche un parco come questo, nel senso che talvolta i ragazzi si perdono e poi possono cadere nelle maglie della camorra perché nei nostri territori non ci sono sufficienti alternative. Poi il tema del lavoro è fondamentale, perché la camorra arriva anche laddove non c'è lavoro, quindi offre guadagni facili, ma sono quei guadagni facili che poi nella vita ti portano in galera o morto ammazzato. E poi quello che veramente fa piangere profondamente è che ci sono troppe vittime innocenti di camorra e della mafia. Oggi abbiamo ricordato Lino, ucciso a Marianella, che era di Cardito, quindi che ha unito Napoli e Cardito in questa disgrazia, ma ne abbiamo tante altre. Non è un caso che io ho voluto come simbolo mettere a guidare al Comune di Napoli, alle politiche giovanili, Alessandra Clemente, che è figlia di Silvia Ruotolo, che 20 anni fa, nel 97, fu ammazzata anche lei, mamma, vittima innocente di camorra. Quindi questi territori hanno bisogno anche di simboli. Simboli significa persone che si schierano col proprio corpo contro la camorra. I fondi della città metropolitana che vanno a sostegno dei territori nelle materie di nostra competenza, specifichiamo che sono edilizia scolastica metropolitana, quindi le scuole che sono di proprietà dell'ex provincia e città metropolitana, strade ex provinciale e dissesto idrogeologico, noi stiamo dando molte risorse, compreso l'ampliamento del liceo Sereni di Cardito, che è uno dei prossimi obiettivi che sarà messo in campo dalla città metropolitana insieme al comune di Cardito, che faremo un'operazione di cessione del suolo e ampliamento delle strutture. Quindi soldi che vengono dati con mille sacrifici, perché ce ne stanno pochissimi rispetto al passato, spesi bene, tutti nell'interesse della collettività e soprattutto dei nostri giovani. Noi stamattina siamo qui celebrando i 5 anni della morte di Lino Romano per dire: noi non dimentichiamo, anzi, ma è un segnale per le nostre scuole e per la nostra comunità, affinché si possa rivivere quel ricordo per far capire effettivamente che cos'è la mafia, e quindi per non cercare anche, come si dice, allontanarsi da qualsiasi tipo di pericolo. Cardito, in questa giornata, in questo parco stupendo, si è data appuntamento in primavera per mettere un segnale, un simbolo che realizzeremo insieme alle scuole, proprio per far sì che un giorno, il 15 ottobre, sarà il giorno della legalità a Cardito, e questo simbolo sarà per tutte le aree circostanti, perché questo è un parco che serve tutta l'area nord di Napoli, per far capire che cos'è e per non dimenticare, perché se dimentichiamo commettiamo anche un errore. Con quel simbolo noi andiamo avanti, e la testimonianza del sindaco De Magistris, in qualità anche di sindaco metropolitano, perché l'evento purtroppo successe a Napoli, è proprio a testimoniare con forza che questa idea è comune non solamente alla comunità di Cardito, ma all'intera area metropolitana.